Ci sono luoghi che per qualche tempo si spengono. Ma oggi esiste un'opportunità concreta, una nuova energia per la rinascita del territorio. I primi ad usare energia, questa magica parola, furono gli antichi greci per indicare il fare, la capacità di agire. Oggi come allora, l'energia è il filo invisibile che lega ogni azione, in ogni momento della nostra giornata. Dal momento in cui ci svegliamo, anzi già prima di aprire gli occhi, la nostra vita ha bisogno di energia. Ma da dove arriva tutta questa energia? Oggi da un insieme di fonti: l'acqua, il carbone, il petrolio, il vento, il sole o l'atomo. In Italia però soprattutto da una fonte molto costosa: il metano, che importiamo quasi unicamente da tre paesi, Russia, Libia e Algeria. Ed è proprio per questo motivo che oggi in Italia accendere una lampadina costa mediamente il 35% in più di un qualsiasi altro paese europeo. Troppo. Come fare allora a ridurre la nostra spesa e assicurarci l'energia anche nel futuro? È fondamentale riequilibrare l'utilizzo delle diverse fonti. Ma quali sono le possibili alternative? Quali le tecnologie da adottare? Le fonti rinnovabili, come sole e vento, ci offrono energia pulita, ma gli impianti che le sfruttano richiedono grandi spazi, funzionano in modo intermittente e non sono ancora efficienti. Produrre energia in questo modo oggi costa moltissimo. Questo discorso non vale per l'energia idroelettrica, il cui potenziale però è già ampiamente sfruttato. Una centrale nucleare, invece, occupa spazi contenuti e i prezzi sono competitivi. Esiste però il problema delle scorie radioattive. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di puntare su una centrale a carbone di ultima generazione. I vantaggi? Produce molta energia in superfici limitate, è molto affidabile ed efficiente, e la materia prima è facilmente reperibile. In altre parole, più energia a costi più bassi. Quando si parla di carbone, tuttavia, si pensa subito alle emissioni di anidride carbonica e al cosiddetto effetto serra. È importante ricordare però che la CO2 è il gas prodotto quotidianamente dalle piante o dal nostro organismo quando respiriamo e quindi non è tossico. È proprio l'effetto serra a permettere la vita sul nostro pianeta. Per capire la portata delle nuove tecnologie che hanno ridotto le emissioni a livelli prima impensabili, basti un esempio. Se tutte le centrali a carbone cinesi fossero come quella di Saline, avremmo rispettato gli impegni europei su Kyoto di almeno 3 volte. Ma cosa è cambiato con le moderne centrali a carbone per ottenere questi risultati? Tutto. Oggi le nuove tecnologie garantiscono in assoluto la tutela di salute e ambiente, ma il progetto 6 va ben oltre. Prima di progettare la centrale di Saline Ioniche e il suo porto, sono stati fatti accurati studi del territorio e dell'ambiente esistente. L'impianto recupera un'area industriale abbandonata da anni, integrandosi armoniosamente con la realtà circostante. Eccellenza tecnologica e architettonica si fondono tra loro, creando nuova energia in grado di valorizzare l'intera costa grecanica, grazie a numerosi interventi. A partire dai terrazzamenti, che recuperano le specie botaniche tipiche dell'area mediterranea, le stesse che ricoprono il carbonile, altro esempio dell'attenzione posta all'ambiente. Carbonile e nastri di trasporto, è importante ricordarlo, sono sigillati per evitare la dispersione di polveri. Nei pressi del Parco dell'Acqua incontriamo invece la classica vegetazione delle fiumare. Vari livelli di pergole coltivate ad ulivi e agrumi circondano invece il cuore della centrale e la nuova capitaneria di porto, raggiungibile anche a piedi attraverso un rigoglioso bosco.
la vegetazione tipica del territorio circostante penetra all'interno dell'area degli impianti attraverso un grande vivaio, il cuore verde e pulsante della centrale. Un impianto, quindi, che si inserisce nel territorio per cui è stato appositamente pensato. Nasce oggi, a Saline Ioniche, l'opportunità di una nuova sfida in grado di riscattare 30 anni di storia di un sito industriale che non ha mai funzionato. Una neonata capacità di agire, in grado di accelerare la voglia di rinnovamento culturale, economico e sociale di una Calabria che si sta risvegliando. 6. Rappresenta soprattutto un'occasione per il recupero e la valorizzazione dell'intero territorio, con un approccio unico nel suo genere. A partire dai numerosi interventi previsti su zone verdi, oggi gravemente compromesse o dimenticate, come l'oasi faunistica del Pantano o le numerose fiumare. Non solo. La costruzione di un nuovo quartiere ecosostenibile, la riqualificazione della costa e in particolare il rifacimento del porto, il recupero del borgo di Sant'Elia, che potrebbe diventare la suggestiva sede di un centro del gusto e delle produzioni locali, oltre ad incentivi per imprese ed enti locali. La Centrale 6 è una concreta opportunità per il rilancio economico dell'area, anche grazie al coinvolgimento di quelle risorse ed intelligenze locali, spesso costrette ad emigrare. Saranno oltre 1.500 le persone impiegate nella costruzione della centrale e centinaia gli addetti che poi troveranno occupazione in pianta stabile. Il porto non sarà destinato solo alla centrale, ma anche ad attività commerciali e diportistiche. Sfruttando la posizione ottimale di Saline Ioniche, si permetterà la creazione di ulteriori posti di lavoro. I proventi delle tasse locali genereranno importanti fondi a disposizione delle amministrazioni pubbliche per nuovi servizi ai cittadini. La Centrale 6 si candida quindi ad essere un polo d'eccellenza unico al mondo, anche grazie al contributo delle università, con cui si potranno organizzare borse di studio e progetti di formazione. Non solo un impianto per la produzione di energia, quindi, ma una concreta opportunità per la rinascita di tutta l'area di Saline. A volte certi luoghi si riaccendono.